Scelte di luce, Lucia Tiziani. I racconti del coraggio, Macchione Editore. 8 racconti, 8 storie di donne, 8 scritti che ci fanno immedesimare e che ci fanno entrare in mondi stupendi, in cui riusciamo a ritrovare la nostra luce grazie a questo libro meraviglioso di Lucia Tiziani, Scelte di luce. Io sono Miriam Messina e vi do il benvenuto al nostro salottino letterario dedicato ai libri e agli scrittori. Ringrazio tutti voi che siete connessi in diretta con noi e non vedo l'ora di parlare insieme alla sua autrice di questo meraviglioso libro che sta avendo un successo clamoroso. Perché davvero sono racconti, appunto, racconti del coraggio. Sono 8 donne in cui ci immedesimiamo, che diventano nostre amiche, che diventano donne che ci stimolano a cambiare la nostra vita e a guardare tutte le nostre scelte con un coraggio diverso. Ma adesso faccio subito entrare in diretta con noi. Vediamo un po'. In attesa di Lucia, abbiamo fatto anche la prova alle 18:30, speriamo bene. Ecco qui, buonasera! Ciao, Ciao Lucia, ben buonasera, trovata! ciao Miriam, buonasera a tutti. Grazie per essere qui e spero di emozionarvi e coinvolgervi. Bellissimo il tuo libro, pieno di luce. Guarda, sto cercando di farlo vedere, anche se in realtà basta andare sul tuo profilo e ci sono tantissime foto e video con la copertina. Però intanto ti faccio veramente i complimenti a te, la casa editrice, per la scelta della copertina, dei colori, ma anche del titolo. Partiamo da questo per rompere il ghiaccio, perché siamo tutte e due molto emozionate, perché poi abbiamo atteso tanto questa diretta, però poi si crea quella tensione proprio dell'attesa, per cui sono emozionata più di te, proprio perché poi noi ci siamo anche conosciute, e quindi c'ho proprio questa cosa sul libro che, non lo so, lo sento profondamente mio, in particolare proprio perché lo stringo anche tra le mani. Però le ho amate tutte le tue storie, quindi non vedo l'ora di parlarne con te. Quindi iniziamo proprio dalla copertina, l'hai scelta tu? Sì, la copertina è stata, diciamo, la cosa tra tutto, più ancora del titolo, su cui non ho avuto nessun dubbio fin dal primo momento. Intendo dire questo. La copertina, in realtà è stata creata con l'intelligenza artificiale. E devo dire, vorrei fare una premessa importante. Adesso si parla molto di intelligenza artificiale e se ne parla quasi sempre in un'accezione negativa. Io penso proprio per questa esperienza, per l'esperienza che ho avuto nel creare la copertina, che come ogni strumento si può pensare di utilizzare gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione sia con fini positivi che con fini negativi. In questo caso devo dire che è stato molto utile per me accedere all'intelligenza artificiale perché io ho chiesto proprio di crearmi questa immagine di una figura femminile vista da dietro, senza età. In una specie di bosco, in una selva, in una foresta che rappresenta tutta la nostra interiorità, con una luce in mano, che è quella scelta che io metto in mano a ciascuna delle protagoniste e che ogni protagonista farà. E non è detto che le scelte siano tutte vincenti, positive, strabilianti. Alcune scelte sono dolorose e magari non sono nemmeno così eclatanti, però è fondamentale che per ciascuna di queste ragazze, di queste donne, di questi adolescenti, ci sia questa scelta che in qualche modo determinerà un cambiamento, un'evoluzione nella vita, ecco. Fantastico, guarda, è vero, è importante questa precisazione che hai fatto, perché qualsiasi strumento nuovo, moderno, che noi abbiamo delle nostre mani,
siamo noi che appunto decidiamo come utilizzarlo. Quindi in questo caso l'intelligenza artificiale è stata utilissima perché ha creato veramente questa copertina strabiliante. Il libro resta impresso. Io so che hai fatto tantissime presentazioni, infatti anche sul tuo profilo, io invito a seguire il tuo profilo qui su Instagram e anche la tua pagina Facebook Lucia Tiziani, dove tu ci racconti tutto il tuo percorso con il libro. Ma partiamo dall'inizio. Cioè, prima di parlare del libro, io vorrei che tu ci raccontassi tutte le presentazioni che hai fatte, perché ne hai fatto davvero tante. Un po' i luoghi dove le hai fatte, le emozioni che hai provato. Raccontaci un po'. Sì, devo dire che come per tutte le cose nella mia vita mi sono fatta un po' prendere. Ossia, quando diciamo, ho avuto fisicamente il libro in mano, mi sono detta, ok, questo è il punto di arrivo, sono a posto. Da lì invece è scattato qualcosa di particolare. È scattato un nuovo sogno, cioè farlo conoscere, farlo divulgarlo il più possibile, fare in modo che questo libro venga conosciuto, venga amato, venga consigliato, venga proposto. E quindi mi sono mossa appunto per cercare di organizzare le presentazioni che ho fatto. In realtà ne ho in cantiere molte altre per il nuovo anno e devo dire che la cosa bella è che ad ogni presentazione provo delle soddisfazioni immense. Ho provato emozioni che non immaginavo di poter provare. E mi sono sentita dire delle parole rispetto al libro, ai racconti, a tutti o a qualcuno. Poi, essendo 8 racconti, diciamo, ognuno ha la sua preferenza, ognuno si identifica, ognuno e ognuna si identifica in una storia piuttosto che in un'altra. Però devo dire che il feedback che sto avendo è veramente meraviglioso. E questo mi spinge chiaramente a continuare, insomma, a fare queste presentazioni perché ho un sogno. Il mio sogno grande è riuscire a portare questo libro nelle scuole. Questo è, diciamo, da quando il libro è stato pubblicato, questa è stata la mia aspirazione, è stata ed è per il 2024 e negli anni futuri, portare questo libro nelle scuole. Nelle scuole medie dell'obbligo, perché penso che possa lasciare qualcosa ai ragazzi, nonostante, diciamo, ci siano delle collocazioni temporali particolari, per ogni racconto, se epuriamo la parte, diciamo, di palcoscenico, togliendo l'anno in cui ogni racconto è stato collocato come se fosse in un palcoscenico teatrale, tutte le storie, tutti i racconti sono per fortuna e qualche volta purtroppo attualissimi. Infatti, allora questo tuo sogno noi ti auguriamo di realizzarlo e io sono sicura che questo libro nelle scuole avrà un grande impatto. Dobbiamo solo fare in modo che qualche insegnante o qualche direttrice di istituto decida di accettarlo, perché sono poi anche cose politiche un po' complicate, però ce la stai mettendo tutta e piano piano vedrai, sono sicura che ci piacerà, perché io quando andavo alle medie e ci davano il libro di narrativa da studiare, Esatto. avrei amato leggere questo libro e li ricordo ancora i libri di narrativa che ci hanno dato ai tempi. Quindi questo veramente, ma ora ti faccio proprio, intanto voglio dire che Cinzia Charrier ti dice: ciao carissima Miriam, bello questo libro, mi ispira molto. Quindi è un libro che già ispira tanto. Sono 8 racconti lunghi, diciamo, non sono bellissimi, per cui noi abbiamo il tempo, anche se il libro non è, cioè comunque è un libro che si legge in modo leggero, però i racconti si possono leggere anche in modo disordinato, perché non sono legati gli uni agli altri. A me è piaciuta molto la tua scelta di dare tutti i nomi femminili delle donne con la lettera L. Ma perché hai scelto proprio la lettera L? È stata una scelta voluta perché L è la prima lettera della parola luce e dando un nome con la L ad ognuna delle protagoniste è stato per me un omaggio. È come se io, dando questo nome a ciascuna di loro, abbia voluto in qualche modo far loro un omaggio. Una scintilla nel nome ho messo una scintilla di luce perché loro possano scegliere.
Bravissima. Infatti ogni racconto, come hai detto tu, può colpire nel bene e nel male, ma per chi ci sta ascoltando adesso e dice ma di che parlano questi racconti, senza andare nello specifico, quali sono le sensazioni più o meno che lasciano? Sono senza, cioè, come hai deciso di strutturarli dal punto di vista della trama? Sì, allora, innanzitutto il filo conduttore di ciascun racconto, del libro intero, ed è una cosa che ho vo fortemente voluto, è che sia scritto in modo scorrevole, in modo, passami il termine, semplice, ma non semplice perché le storie sono particolarmente semplici o quasi banali, perché per me io mi immedesimo come lettore in ciascun lettore, e penso questo, mi è capitato di leggere dei libri blasonati, dei titoli, dei grossi titoli, iniziare a leggerli magari alla sera, dopo l'orario di lavoro, dopo una giornata di fatiche, per distrarmi un po', prendi in mano il libro, leggi una pagina, poi dici basta, non ce la faccio più. Oppure altri libri, magari belli, interessanti, ma talmente complicati, con i quali devi avere di fianco un taccuino e, come dire, segnarti chi fa cosa. E qual è il ruolo nel libro? Perché dopo 20 pagine, se poi non lo leggi in modo continuo, non ti ricordi più nulla. Ecco, questo è il motivo per cui io ho fortemente voluto dei racconti, perché siano alla portata di tutti, di ogni lettore. Perché secondo me una persona quando arriva a prendere in mano un libro si deve regalare qualcosa. Un libro deve regalare emozione, deve regalare coinvolgimento. Se comincia ad essere complicato, scritto in modo pesante, con tanti riferimenti, con tante sovrastrutture, va a finire che poi il libro magari si legge lo stesso, però ho come la sensazione che non dia lo stesso piacere che invece dà un libro che ti toglie dal quotidiano e ti porta in un mondo diverso. I racconti poi sono racconti che affrontano tematiche di tutti i giorni, quindi l'amore. Il lavoro, la discriminazione di genere sul lavoro, il rapporto con la famiglia, con i genitori, la morte, il rapporto con gli animali, con le creature più indifese. Cioè, si parte per esempio in un racconto dal racconto su animali e per arrivare a toccare temi un po' più profondi della diversità, della fragilità, del bisogno. Della necessità di una cura da parte di chi è più forte, no? Di chi può farlo. E quindi, appunto, sono tutte tematiche quotidiane. Diciamo che ogni racconto non ha sensazionalismi, non sono racconti che ti intrigano dal punto di vista della trama, però sono racconti che, secondo me, per come li ho concepiti io, per come li ho fortemente voluti, sono racconti da amare. Ognuno di noi può coinvolgere, può farsi coinvolgersi, coinvolgere, scusatemi, e può sentirsi coinvolto da un personaggio, non soltanto dalle protagoniste, ma anche dai personaggi minori che ruotano intorno alle protagoniste. Infatti, molti dei personaggi che io ho affiancato a queste protagoniste sono personaggi che io amo moltissimo e mi piace proprio tanto l'idea che il lettore, quando prende in mano il libro, ama queste persone, ama le protagoniste e ama anche i personaggi, perché sono personaggi come ognuno di noi, con qualche pregio, con mille difetti, magari persone, diciamo, un po', come dire, un po' ruspanti, piuttosto che un po' goffe, piuttosto che molto delicate. C'è proprio una varietà di, come dire, di identità, di tipologie, come dire, di ritratti di persone che sono facili da amare e in cui ognuno si può identificare in un modo o nell'altro. Sei stata anche molto brava, sì, allora Cinzia anche condivide con te con il fatto appunto che i libri debbano essere scorrevoli, che è una cosa anche molto complicata perché gli scrittori normalmente sono persone che leggono molto, quindi hanno anche una cultura e un desiderio anche di concentrarsi nella scrittura per offrire appunto un qualcosa di alta qualità. Però
Scrivere dal punto di vista del lettore, perché non tutti i lettori, appunto, sono persone che in quel momento vogliono studiare. Però il libro, spesso noi vogliamo, quando la sera torniamo a casa stanchi, e sul comodino vogliamo trovare anche un libro che si legge in modo semplice. Quindi sono utilizzate le parole di tutti i giorni, i periodi non sono troppo lunghi. Quindi veramente tu hai fatto in modo che fosse scorrevole e fosse piacevole per tutti i tipi di lettori. Poi ci sarà sempre tempo per scrivere il libro ancora più complicato, però appunto, come esordio, io consiglio sempre di partire con un libro scritto in maniera fluida, perché questo è importante anche per lo scrittore, per avvicinarsi a un pubblico più ampio. Ma il tuo pubblico, tra tutti i commenti che hai ricevuto, qual è che ti ha colpito di più? Il commento che è ricorrente, quello che diciamo si ripropone continuamente, diciamo, il riconoscere il fatto che sia un libro scorrevole. E poi varie persone di varie età mi hanno detto: Caspita, io ho pensato che questo libro sia stato scritto per me. Mi è capitato poco tempo fa una presentazione, un signore più o meno sui, credo, 55-60 anni, non saprei dire. Un signore molto dolce mi ha detto: Guarda, ho chiesto i tuoi riferimenti per scriverti in privato perché io ho proprio pensato, questo libro è stato scritto per me, perché io sono un uomo, non sono un uomo giovane, però mi sono riconosciuto per alcune peculiarità in ciascuno dei tuoi racconti. Mi sono detto, questo Lucia l'ha scritto per me. E poi ci sono state altre persone che mi hanno detto: Guarda, io ho vissuto certe situazioni così come tu le hai descritte, mi sono riconosciuto o riconosciuta in queste situazioni, mi ci sono proprio vista. E qualcun altro ha ripercorso i propri ricordi, magari gente più grande di noi, leggendo questi racconti che sono, diciamo, ambientati. Alcuni partono da lontano, partono, il primo parte dal 1971. Per cui dicevo, come dicevo prima, estrapolando l'ambientazione, il palcoscenico, perché io vedo ogni racconto come una parte di palcoscenico teatrale, tolto estrapolando alcuni elementi, l'argomento attuale. Però diciamo che chi magari nel 71 era un ragazzino, un bambino, si riconosce bene, trova elementi tangibili che fanno parte della scena come se fossero gli oggetti, appunto, di teatro che fanno parte del palcoscenico, ecco. E ci si ritrova e dice: Caspita, ma è vero, mi è smosso un ricordo, mi ci sono riconosciuto, come dire, mi hai creato un'emozione di quello che è stato quando io ero ragazzino, quando io ero adulto, quando io iniziavo a muovere i miei passi nel mondo. Ecco, questa è una cosa che fa molto piacere. Sì, assolutamente. Poi attenzione a quello che tu hai detto, che comunque il libro piace anche agli uomini e ai ragazzi, cioè non è che è un libro femminile, anche se le protagoniste sono 8 donne, è un libro che può piacere assolutamente. Infatti il signore che ti ha fatto i complimenti, che ha chiesto i tuoi riferimenti, era un uomo. E il libro, come hai detto tu, è suddiviso in capitoli con una data, con un anno particolare. Quindi, come hai detto, si parte dal 1971 in Castigo, 1978 il fascino del verde, 1980 Stivaletti Lilla, 1985 il grembiule, 1998 giallo pazzo, 2004 i pantaloni color testa di moro, 2018 l'ultimo regalo, 2019 i guanti scamosciati blu. Se voi seguite Lucia Tiziani sul suo profilo, lei fa anche delle letture, delle videoletture, dei racconti. E il tuo preferito qual è, Lucia? Tra tutti l'ultimo regalo, perché mi piace. Allora, se io dovessi, come dire, scegliere la protagonista che più vorrei essere, non che sono, che vorrei essere, è Luisa, che è appunto la protagonista dell'ultimo regalo. Perché allora Luisa fa una scelta importante. In questo racconto si parla, si tratta un po' il tema della morte, però non della morte come una cosa cupa, come una cosa brutta, come una cosa irreversibile, della morte che porta a una rigenerazione totale. E Luisa
Poi chi avrà modo e piacere di leggere il libro lo verificherà. Luisa è una ragazza di 30 anni che non sceglie solo per sé, fa questa scelta importante. Questa è una delle scelte veramente importanti di una delle protagoniste. Lei sceglie completamente di cambiare vita e lo fa non soltanto per sé, lo fa per sé e per una persona che nella sua vita è stata molto importante e che non c'è più perché è morta. Certo. Guarda, quindi da questa tua commozione si comprende che tu nella scrittura di questi racconti hai messo tutta te stessa, hai messo tutte le tue emozioni, però la tua bravura, io dico che li ho letti e li ho amati molto, è quella che tu sei riuscita a renderli universali, cioè da vicende che tu avevi nel cuore, che hai vissuto, oppure di storie che ti hanno raccontato, di persone che hai conosciuto. Tu sei riuscita a fare in modo che questi racconti possano essere universali, quindi chiunque li legge può immedesimarsi, non sono storie lontane, perché spesso noi ci sono delle persone che hanno un periodo che non hanno voglia di leggere, no? Perché c'è un periodo in cui noi abbiamo voglia di vivere la nostra vita e non vogliamo leggere le vite degli altri, vogliamo vivere la nostra vita, sentire le nostre emozioni. E invece leggendo il tuo libro si ha l'impressione di leggere noi stessi, perché se non è un protagonista è un altro, oppure un protagonista secondario, c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro. E io credo che questo sia anche il motivo del grande successo che stai avendo. E quindi io invito tutti veramente a comprare questo libro e a regalarlo, se volete fare veramente un bel regalo, perché intanto fate bella figura perché guardate com'è bello, come dice pure il riflesso della luce davanti, però è veramente anche la copertina, guardate, si apre così, cioè è fatto molto bene anche dal punto di vista proprio di come è confezionato, poi dentro anche si legge facilmente, quindi è un bel regalo per voi e per chiunque. Facciamolo girare questo libro, facciamolo arrivare nelle scuole perché Lucia veramente ci ha messo il cuore, ci ha messo veramente l'anima. E calcolate che Lucia fa un lavoro di grande responsabilità, lavora tante ore al giorno in azienda, però c'era qualcosa di grande che l'ha fermata anche di notte, ha scritto nei ritagli di tempo, perché voleva mettere nero su bianco queste emozioni. E adesso sta facendo anche una gran fatica, non solo nell'utilizzo dei social, perché veramente, anche se tu hai detto che hai questo amico che ti aiuta con i video, comunque mettersi lì, preparare i post, cioè è una gran fatica, poi spostarsi per organizzare le varie presentazioni dal vivo. Però il libro ti chiama e ti dice: vai, Lucia, vai e portami in giro. Tutte le donne ti spronano a dire: vai, vai, parla di noi e facci conoscere a tutti. Quindi io dico veramente è un libro che dovete, ognuno di noi deve avere sul comodino, in libreria, nella borsetta. Questo è da leggere anche sul tram, quando si va al lavoro, nei tempi morti, perché tu puoi leggere un racconto e poi il giorno dopo leggi un altro. Anche se poi per 20 giorni non hai letto più niente, puoi leggere l'altro. Non è che te lo dimentichi, ti devi tornare indietro, perché sono racconti separati l'uno dall'altro. Intanto vedi che per questa tua commozione ci sono tante persone che ti stanno sostenendo. Grazie. C'è Rick, Bongi Rick, che ti saluta. Stanno arrivando Grazie. tanti, tanti saluti per te. Senti, io Grazie. direi che per sciogliere questa emotività, direi di leggere un pezzetto. Allora leggici proprio l'ultimo regalo che ti piace tanto, ma non tutto quanto, un pezzetto breve, che dici? Sì, va bene, sì, volentieri. Intanto io vi dico i nomi che lei ha scelto delle protagoniste, intanto che lei cerca la pagina: Letizia, Lara, Lena, Linda, Lavinia, Lisanna, Luisa e Lilia. Quindi vedi un po' anche la pazienza nell'andare a cercare dei nomi così belli femminili. Vabbè, tu Lucia, quindi ci siamo, siamo proprio al top. Il Ok, mio senti, però non però l'ho Lucia, messo. vabbè, perché tu sei super partes, tu sei quella che scrive, Esatto. quindi. Esatto. Vai, siamo pronti ad ascoltarti. Vai, Lucia. Va bene. Allora, 2018, l'ultimo regalo. Luisa era finalmente riuscita a realizzare il sogno che aveva da bambina,
Aprire un negozio a Milano, in via Sant'Agnese, vicino alla sua università. Si era laureata in filosofia qualche anno prima, ma non era riuscita a trovare un impiego adeguato ai suoi studi e quindi si era adattata a fare la commessa in un famoso negozio di antiquariato della sua città. Dopo qualche anno, con i risparmi del suo lavoro e una discreta somma di denaro avuta in eredità dalla nonna, aveva aperto un delizioso negozio vintage molto raffinato e particolare. Quando era piccina, le piaceva giocare alla commerciante di stoffe e la nonna spesso si prestava a fare la parte della cliente. Avevano giocato molto insieme, lei e la nonna. Luisa era cresciuta con la nonna materna, per la quale aveva una vera adorazione. Anna Italia l'aveva cresciuta come una figlia, dato che i genitori della bambina avevano entrambi un lavoro impegnativo nella vicina Confederazione Elvetica, che li teneva lontani da casa la maggior parte del giorno. Avevano quindi deciso che la bambina sarebbe stata dalla nonna dal lunedì al venerdì e che sarebbe tornata a casa con loro per il fine settimana. Nel mese di giugno, alla fine della scuola, Anna Italia tornava nella sua casa in montagna e portava la bambina con sé fino alla fine dell'estate. Ogni anno la bambina aspettava con impazienza le vacanze estive per andare nel piccolo paesino alpestre, dove ogni cosa aveva un fascino particolare, senza tempo. Quando Luisa compì 8 anni, nel mese di luglio, la nonna la portò nel negozio più bello della cittadina ai piedi delle Dolomiti. Il negozio non aveva un nome, ma era conosciuto nel paese come il negozio del notaio. Era un nome curioso per un negozio. L'attività era gestita da un autorevole signore Canuto, che in giovinezza era stato il sindaco della città e, forse grazie alla sua influenza e alla sua cultura decisamente sopra la norma rispetto al tessuto sociale del tempo, era chiamato il notaio. Che bello, molto emozionante. Ascolta, Lucia, tu che sei anche una grande lettrice, quali sono i libri che ami leggere? Ma mi piacciono molto i libri, sono abbastanza monotematica, nel senso che mi piacciono molto i libri di Valerio Massimo Manfredi, perché scrive in un modo in cui mi riconosco. E poi devo dire la verità, forse risulterò noiosa, ma mi piace nel corso della vita andare a riprendere i classici. Mi ritrovo molto, è come se fossero dei pilastri per me. Il fatto di andare a prendermi i classici, quelli che ho già letto, Proust, piuttosto che anche saggistica, saggistica contemporanea, i libri che ho, diciamo, letto e studiato durante l'università, ogni tanto me li riprendo e me li rileggo e mi ci ritrovo. Ma anche i classici, non saprei, tipo le storie che si leggono da ragazzi, tipo Moby Dick piuttosto che Zanna Bianca, che sono libri abbastanza, come dire, potrei dire maschili, mi piacciono, mi piace riprenderli, mi piace rileggerli. Un po', è una cosa un po' diversa, ma come i film. Ci sono persone che quando vedono un film non lo vogliono rivedere mai più. Invece, per quanto mi riguarda, vale per i film, vale per i libri. Se un libro mi è piaciuto, se un film mi è piaciuto, lo guardo anche 2 o 3 volte perché voglio coglierci quello che non ho colto la prima volta. E infatti, rileggendo alcuni libri, soprattutto in vari stadi della mia vita, durante il corso del tempo, ho trovato talvolta delle cose completamente diverse, nuove e rigeneranti. E quindi sono molto aggrappate ai miei classici, mi aiutano, no? Mi sostengono, sono le mie colonne che mi sostengono per darmi lo spunto poi per leggere, insomma, e per scrivere, per creare, diciamo, per pensare, ecco. Ma attualmente stai scrivendo ancora qualcosa o sei tutta concentrata sulla No, promozione? no, è già, diciamo, c'è in cantiere da un po' il secondo libro che comunque sto, diciamo, ultimando, ecco. Si tratta Wow, solo di complimenti. capire quando è il momento giusto, magari per farlo uscire, però è tutto imbastito. È come, ecco, io vedo molto il libro come un abito che tu tagli e cuci e poi ricami. O comunque lo arricchisci di dettagli. E
scrivere per me è come cucire, no? Come lavorare a maglia, come lavorare all'uncinetto, come fare qualsiasi tipo di lavoro creativo, come fare un dipinto, no? Man mano lo arricchisci di particolari, lo pensi, lo immagini, sai come lo vuoi, sai dove vuoi andare a parare, sai come deve essere poi rifinito, sai come deve stare addosso a chi lo indossa. Ecco, lo scrivere il libro per me è pensare, orientarmi a chi lo legge e diciamo, la mia massima aspirazione è coinvolgere, veramente emozionare, dare pathos, dare emozione, dare sentimento, regalare delle emozioni. Ecco, è per questo che io ambisco, diciamo, il mio sogno più grande è riuscire a portarlo nelle scuole, perché al di là, diciamo, spero, della qualità, cioè spero, in realtà, diciamo, vorrei auspicare che sia. Sì. Questo è sicuro perché anche tanti altri, ho visto anche tutte le altre recensioni, quindi non solo il mio modesto parere, però siamo tutti d'accordo che il libro è veramente scritto bene e che dietro c'è tanta preparazione, perché oggi veramente scrivono tutti, tu sei comunque una donna laureata di una certa cultura, poi comunque il libro è stato corretto più volte, quindi dal punto di vista proprio sintattico è perfetto e anche dello stile, quindi su questo stai tranquilla. So che tu sei molto umile, quindi non volevi Sì, no, dire di più, ecco, però su questo non siamo volevo dirlo, sicuri. però appunto, diciamo, la mia aspirazione, di arrivare alle scuole è proprio perché, vorrei proprio entrare nel cuore delle persone, nel cuore delle persone giovani. E motivo per cui, se noti, la copertina ha anche un po' uno stile manga. È Sì. voluta questa cosa, sembra un po' fumettosa, Sì. perché è rivolta a un taglio di persone giovani, a ragazzi, a persone che crescono, a quelli che saranno il nostro futuro. Quando mi chiedono a chi è rivolto questo libro, io dico sempre: è un libro per tanti, ma non per tutti. È un libro per tanti uomini, ma non per tutti gli uomini. È un libro per tante donne, ma non per tutte le donne. È un libro per i ragazzi, è un libro per gli adulti ed è un libro per le persone mature. Perché è, come dire, è tanto, vuol dare tanto, vuol regalare tanto anche ai ragazzi. E ragazzi che magari partono incuriositi dalla copertina e dicono: ma magari c'è qualcosa che mi ispira. Poi magari posso pensare che si sentano un attimo frenati dal, come dire, dall'anno che viene anteposto al titolo di ogni racconto. Però se solo gira il libro e va in quarta di copertina e leggi la sinossi, io credo che ho avuto perlomeno riscontro, feedback anche da ragazzi molto giovani che l'hanno comprato e che mi hanno fatto un sacco di complimenti e mi è piaciuto tantissimo, perché questo è impagabile, davvero, è veramente impagabile. E quello che vorrei, come diciamo, come risultato insperato forse, però io voglio dire, ho sogni grandi, è di essere ricordata nel tempo. Vorrei che se per esempio venisse portato in una scuola e qualche ragazzo lo leggesse, vorrei che se lo portasse nel cuore, esattamente come hai detto tu prima, no? I libri di narrativa che si leggeva quando si era piccoli, che si come dire, magari al momento non si apprezzavano tanto, però io mi ricordo ancora i libri di narrativa che si leggevano nelle scuole medie, me li sono portati nel cuore, lì i libri nel corso del tempo, ne ho letti veramente tanti, ne ho studiati tanti all'università, ma questi libri mi sono rimasti nel cuore, ce l'ho ancora qua, me li ricordo ancora tutti. Ecco, io Bello. è a quello che aspiro. Guarda, te lo auguriamo Grazie. e speriamo che vada veramente così. Ma quindi il prossimo libro è un romanzo, una storia intera, non è di racconti, quello che stai No, scrivendo? vorrei ancora puntare su un libro di racconti, perché, come dire, un libro di racconti è poliedrico. Se dà più possibilità al lettore di calarsi in un personaggio. Poi ho in cantiere altri due libri che sono un pochino più impegnativi, però, come dire, il libro secondo me deve scaturire da una maturazione letteraria più, come dire,
più profonda, nel senso che credo sia giusto farsi conoscere per lo stile che si ha, per quello che si vuol donare. Se poi, come dire, il feedback che spero di ricevere, di continuare a ricevere, come dire, Continua è grande, è così, positivo. importante, ecco, lì allora a quel punto deciderò di riprendere quelle due cose che ho iniziato a scrivere e pubblicarle, ecco. Fantastico, guarda, te lo auguriamo Grazie. assolutamente. Una mia curiosità è questa, il tuo, come hai cominciato tu a scrivere? Cioè, scrivi da ragazzina, da bambina o hai iniziato già da grande? No, io scrivo da sempre, praticamente scrivo appunto da quando ero ragazzina, da quando ero adolescente. Diciamo che quando ero adolescente non mi piacevano molto, sono sempre stata abbastanza tipica come ragazza, sono sempre stata piuttosto, passami il termine, maschiaccio. Ossia, non mi piacevano molto quelle cose, sai, i diari, con le autoconfessioni, tutte quelle cose, tutte quelle introspezioni un po', se vuoi, molto adolescenziali. Ero un po' maschiaccio, appunto, come dicevo. E quindi, però mi piaceva molto scrivere. E quindi mi inventavo storie, storielle. E così ho cominciato a scrivere. Scrivevo, leggevo, buttavo via perché non mi piaceva niente. Scrivevo, leggevo, buttavo via e questo per un po' di anni. Poi a un certo punto, perché ho sempre continuato a scrivere in tutti i periodi della mia vita, a un certo punto, per qualche motivo, non ho più buttato via, anche perché poi si è passati dal floppy al dischetto, piuttosto che poi ai file, queste cose magari rimanevano lì. E mi è capitato di riprendere, mi è capitato di riprendere queste cose che avevo scritto e di non trovarle più così orrende come le prime cose che scrivevo, così illeggibili. Anzi, poi nel corso del tempo qualche volta le avevo anche trovate gradevoli. E a un certo punto mi sono detta: ma se piacciono a me, magari possono piacere anche agli altri. Però non avevo nessuna intenzione di pubblicare. Scrivevo per me. Poi a un certo punto, questa è una cosa, un aneddoto che racconto sempre. Io immagino che chi mi ascolta, come me, magari ha un lavoro, tutti lavoriamo, tutti sappiamo che magari nel lavoro non sempre va tutto come nei film, no? E magari ci sono i giorni, diciamo, cupi, no? I giorni pesanti, i periodi pesanti. Un giorno, appunto, ero in ditta e in pausa pranzo sono scesa. Lavoro in un'azienda molto grande, in pausa pranzo sono scesa in cortile e era uno di quei giorni in cui tutto va storto, quei periodi veramente pesanti. Mi sono detta: ma perché io questi racconti che ho non provo a pubblicarli? Ah, ho consultato il cellulare velocemente, ho guardato il primo editore della mia zona, ho trovato un numero, ho chiamato, ho proposto i miei racconti. L'editore, giustamente, partito da lontano, mi ha detto: sì, va bene, lei provi a mandarmeli, però sa, me ne mandano tanti, vediamo, ci pensiamo. Gli ho detto: guardi, io ce li ho, li ho già lì, glieli posso proporre se vuole. Va benissimo, me li mandi. Dopo qualche tempo mi ha ricontattata e mi ha detto: vanno bene, hanno del potenziale. Erano sei all'origine, vanno bene, hanno del potenziale, però sono un po' troppo emozionali. Quindi, secondo me, o modifica un paio di quei sei, oppure ne mette altri due. Per la teoria di cui ti parlavo prima, che il racconto o il libro è come un vestito, secondo me se cominci a ritoccare un vestito va a finire che lo rovini. Quindi mi sono detta: no, io non tocco i sei racconti perché per me sono nati così, sono usciti dal cuore così e devono rimanere così. Ne ho aggiunti altri due, che sono un pochino più ludici, un pochino più, come dire, leggeri, ecco, più gioiosi rispetto agli altri, che non sono tristi, però sono un pochino più emozionali. Qualcuno, diciamo, prende, senza voler essere triste, perché anche il tema della morte è affrontato in modo molto, secondo me, molto rigenerante, come una seconda vita, no? Anche se comunque c'è questo atto, no? Questa parte che ognuno di noi prima o poi nella vita si trova a dover affrontare con parenti magari stretti o con parenti meno stretti. Ecco, quello che ho
voluto fare io nel racconto, nei due racconti in cui tratto questo argomento, che è abbastanza impegnativo, no? È dare comunque un senso a quel morire che non sia una morte effettiva, perché la morte è parte della vita, e anche se oggi si fa fatica a trattare questo tema, se lo vediamo nella luce, sotto l'ottica giusta, nella luce, diciamo, corretta, può essere una fonte di grande rigenerazione. Devo dire che per questo mi è servito molto, il percorso che ho fatto per la mia prima tesi di laurea sul culto sepolcrale, che mi ha fatto analizzare questo aspetto che è piuttosto impegnativo e piuttosto, come dire, non facile da trattare in tutte le sue forme. Quindi è per quello che ho, diciamo, osato un po' di più, perché ho sperato, spero, di andare a toccare le corde di chi magari ci è passato o immagina di doverci passare in modo, come dire, delicato, ecco. Infatti, in questo racconto aiuta molto chi sta vivendo un momento difficile. Quindi, ecco che veramente difficile parlarne, però è bello che tu abbia voluto ribadire che hai fatto anche una tesi sull'argomento, che comunque ci sono tanti studi da parte tua. Quindi il libro non è, cioè, i racconti che vediamo non sono racconti così banalmente buttati giù un po' a caso, ma sono veramente ben pensati, ben strutturati, perché dietro c'è veramente tanto tanto studio e tanta attenzione. Comunque tu hai scritto da sempre, si vede che c'è proprio una struttura della scrittura, cioè si vede che hai scritto sempre, anche se poi li hai buttati, come hai detto tu, i primi scritti, cioè si vede che c'è tanto esercizio, perché spesso si pensa che scrivere sia un gioco, no? Tutti sappiamo scrivere, che siamo andati a scuola, e spesso si pensa che per diventare scrittore basta solo avere il colpo di fortuna, essere pubblicati, e invece scrivere bene è veramente un dono, così come tutti gli altri mestieri, tra virgolette, bisogna studiare ed esercitarsi. Oltre alla vocazione c'è bisogno di esercizio soprattutto, e questo esercizio si vede perché dietro questi 8 racconti ci sono anni e anni e anni di prove e di, comunque, sono ben strutturati. Non so se tu avevi preparato qualche altro pezzetto breve da leggere per far capire il tuo stile, Sì, oppure lo volentieri. scegliamo. Allora leggiamo ancora un altro pezzetto, così abbiamo un'idea più chiara. Sì, avrei scelto un racconto che secondo me, per come è strutturato, può piacere molto alle persone, ai signori, ai maschietti, ai ragazzi, perché parla di auto. Diciamo che, allora, questi racconti non sono autobiografici, assolutamente, però come ogni scrittore, chiaro che c'è un filtro, nel filtro c'è un po' anche di me, e a me sono sempre molto piaciute le macchine, le autovetture. Quindi ho voluto fare un racconto proprio tornando un po' indietro nel tempo per fare un omaggio a tutte le persone che sono appassionate di auto, ecco. Il racconto è un pezzo tratto dal racconto, un attimo che sto prendendo, Il fascino del verde. Che tra l'altro il verde è il mio colore preferito, credo che si possa anche vedere perché ce l'ho sempre addosso. Infatti io pensavo che arrivassi con una giacca verde oggi, perché hai tanti video con la tua bella giacca con tutti i tuoi outfit verdi. Invece c'hai la maglietta sotto e poi la maglietta nera. Io non avevo una giacca o una camicia verde, perché l'ho cercata, ma non, cioè, ho solo cose proprio estive, tipo perché volevo mettere una cosa di verde. Comunque sì, vai, il verde è il Però tuo il colore verde sotto preferito. c'è, Sì, l'ho se si vede, non so se si visto, vede, sì, ma c'è la il verde maglietta, c'è sì. sempre. È il mio portafortuna. Sì, Va bene, quindi ok. 1978, Il fascino del verde. Vai. Quando arrivò la Fiat 124, cambiarono le abitudini della famiglia. Ora si poteva andare in montagna in auto e non più in treno, come si era sempre fatto fino ad allora. E si potevano perfino andare a trovare i parenti della nonna a Torino, che non si incontravano da anni. Quando Hermes guidava la sua gialla curiosa nei centri abitati, Lara abbassava il finestrino sporgendosi quanto più poteva perché la vedessero sulla macchinona.
si sentiva come una principessa su una carrozza. Fu una gran macchina la Fiat 124, ma arrivò la crisi del petrolio del 73, che si trascinò per anni, costringendo gli italiani a tagliare quelle spese superflue che il passato boom economico di metà anni 70 aveva permesso e anzi incoraggiato. Hermes, stanco di sentire le lamentele di Vicky su quanto fosse aumentata la benzina e quanto costasse mantenere un'auto di quella cilindrata, decise di cambiare auto optando per un'utilitaria decisamente più modesta. Questa volta, ad accompagnarlo in concessionaria, ci fu una piccola Lara che non fu affatto entusiasta del colore verde oliva della nuova Fiat 126 e non fu decisamente rapita per quello scatolino dalle dimensioni davvero ridotte. Nemmeno Vicky fu elettrizzata dal nuovo acquisto, ma almeno avrebbe aiutato a contenere il costo del carburante che era andato ormai alle stelle. Hermes, con una sottile amarezza nel tono della voce, ripeteva spesso: «Mio padre diceva sempre che al lusso ci si abitua in fretta, e poi tornare indietro che si fa fatica dopo che si è provata l'agiatezza», e lo sussurrava guardando sconsolato la piccola auto. Il nonno paterno di Lara aveva ragione. Hermes, abituato alle prestazioni e alla stabilità della Fiat 124, non si rese conto che la nuova F126 aveva potenzialità decisamente ridotte rispetto all'auto precedente. E una sera, mentre percorreva a gran velocità il curvone di via Leopoldo Gasparotto per andare a trovare Vicky, operata il giorno precedente di ulcera duodenale all'ospedale di Circolo di Varese, perse il controllo e si capottò distruggendo lo scatolino. Lui si ruppe tre costole e Lara, seduta sul sedile posteriore, nella carambola riportò varie ferite sul viso. Al pronto soccorso, mentre la stavano cucendo all'interno della bocca e al lato dell'occhio destro, Lara pensò con sollievo che finalmente adesso suo padre avrebbe comprato un'auto più grande e affidabile. La nuova Fiat 126 non aveva che un anno quando finì dallo sfasciacarrozzi, quindi quando Hermes propose a Vicky di comprare una Fiat 128, lei andò su tutte le furie. «Non abbiamo soldi, Hermes! Non abbiamo più soldi! Li abbiamo spesi tutti per l'auto che hai appena distrutto! Tieni conto che qualche soldo in banca lo dobbiamo conservare per le urgenze. Non comprerai una macchina di grossa cilindrata, no, signore?» Brava, guarda, questo è veramente molto divertente questo racconto e sì, è più adatto anche ai ragazzi, agli uomini, quindi veramente sei stata brava perché sono tutti diversi, quindi si trova veramente tanta poliedricità all'interno del tuo libro. Quindi diciamo che abbiamo detto tante cose, siamo giunti quasi alla fine. Tu c'è qualcosa che voglio ancora di dire a chi ci ascolta, perché magari adesso non c'è molta gente connessa, però in futuro questo video girerà. Cosa ti senti di dire ai tuoi lettori o a coloro che sono indecisi se comprarlo o meno? Intanto dove si può comprare? Dici dove si può comprare? Insomma, dacci tutti i tuoi riferimenti e dici pure il prossimo tuo, la prossima tua presentazione dove sarà e quando sarà. Allora, innanzitutto il libro si può comprare su tutte le piattaforme, si può comprare in Amazon, si può ordinare in libreria, si può andare in qualsiasi libreria e ordinarlo, si può comprare diciamo, nei siti delle maggiori librerie, Feltrinelli piuttosto che Mondadori, Amazon. Ecco, quello che vorrei dire a tutti i miei lettori, ai miei aspiranti lettori, ai miei, scusate, potenziali lettori, fatelo volare questo libro, fatelo volare, aiutatemi a realizzare questo sogno, perché non lo so, penso che sia una cosa bella da poter condividere con ciascuno di voi e io ci credo tanto in questo libro, ci credo tantissimo e vorrei che volasse e quindi seguitemi nel mio canale YouTube, seguitemi su Facebook, seguitemi su Instagram, se vi piacciono i miei video mettete like. Vi chiedo di aiutarmi a condividere questo progetto, chiaramente se il libro vi piace, perché non è scontato, però se il libro vi piace, se ci credete, aiutatemi a farlo volare.
Ecco, questo mi Guarda, piace dirlo. Sì. il tuo appello veramente ci coglie veramente al cuore, ci colpisce al cuore perché si sente che tu per te questo è come fosse veramente un figlio, il tuo primo figlio, ma questa è la stessa emozione che provano tutti gli scrittori. Tu ce la trasmetti in una maniera così viscerale e queste emozioni si leggono anche nei tuoi racconti, ci si provano. E quando il tuo editore ha detto i racconti sono troppo emozionali, ma questo deve essere un racconto, ci deve emozionare. Quindi questo tuo appello di fare una condivisione, io a volte vedo che c'è tanto egoismo, cioè tutti quanti magari siamo sui social tutto il giorno, sempre con il cellulare in mano, però veramente per fare una condivisione, per mettere un commento, un like, sembra quasi che uno si bruci il dito. Quindi che cosa ci costa veramente condividere? Io sto appena vado su Instagram, la prima cosa che faccio, condivido, commento, ma non lo faccio in maniera, ci vuole veramente un secondo, basta dire una parola, cioè, che bel video, che bel libro. Ogni commento sotto al video aumenta la visibilità da parte dei social, ogni condivisione è proprio un regalo, poi soprattutto tra scrittori ci si può scambiare questi aiuti, quindi non è che se io adesso ci sono tanti scrittori che stanno ascoltando e sono presenti, li ho visti entrare. Molti ascolteranno dopo, dicono: ah, non vendo, la mia pagina non ha. Però chi per primo dice: ora faccio una condivisione di questo bel video di Lucia Tiziani, perché tu fai dei video molto belli, lo condivido e la taggo. Poi basta contattarti in privato e dire: Lucia, mi ricambi? E tu la sera, quando torni da lavoro, hai tempo, ricambi quello scrittore, quella scrittrice, quel blogger o anche quel semplice lettore con una condivisione di un suo post. Quindi aiutarsi a vicenda, Certo. perché oggi purtroppo i libri, come questi discorsi che facciamo sempre quando parliamo anche tra io e te in privato, diciamo, ma perché sono sempre le stesse persone che vendono libri? Ora c'è Fabio Volo, che io È vero. adoro, e in prima battuta i suoi libri sono veramente molto belli, anche se lui è odiato perché la gente italiana, gli italiani sono molto È vero. invidiosi, però Fabio Volo ha avuto la fortuna che lui è andato in TV. E quindi lui già scriveva, poi quelli delle, siccome era andato a fare la TV, aveva già il suo agente che era collegato con Mondadori, quindi lui ha pubblicato con Mondadori, però lui già scriveva. Allora, dico, se noi dobbiamo leggere tutto e fare in modo che i libri che arrivino in classifica non siano solo quelli dei personaggi famosi, perché il tuo libro non ha niente da invidiare al libro di Fabio Volo, anzi, è molto alto, perché mentre tu... Mentre lui faceva il cabaret, faceva la TV, tu scrivevi, quindi tu hai anni e anni e anni di esercizio in più. Questo non è per fare un paragone, ma è come per dire, cioè cerchiamo di essere più presenti proprio nella condivisione, perché io vedo veramente sui social che la gente guarda, 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 però il social significa, non è come, non stiamo guardando la TV o Netflix, noi quando apriamo Instagram o Facebook, dobbiamo condividere, commentare. Questo significa, no? Ma non commentare come fanno su Facebook scrivendo critiche o commenti acidi, ma anche semplicemente dire: mi è piaciuto questo video. Cioè, che serve tantissimo, per uno scrittore è tantissimo questo. E poi l'ultimo appello che voglio fare a tutti coloro che hanno già letto il libro e che magari non ci hanno pensato, tuoi parenti, amici o già lettori, che hanno dimenticato di fare quel passaggio fondamentale, andare su Amazon e mettere una recensione. Bastano poche righe, anche una recensione di getto a parole proprie, non è che deve essere una cosa fatta da critico letterario, però una recensione è importantissima, è il regalo più bello che potete fare a uno scrittore. Quindi se avete letto il libro o lo leggerete, la prima cosa che dovete fare è andare su Amazon a mettere un commento. Poi contattate anche Lucia, l'autrice, Lucia Tiziani, dite: Lucia, il libro mi è piaciuto oppure non mi è piaciuto, perché poi libertà per tutti, perché Certo. poi tu adesso stai scrivendo un altro libro, quindi ogni feedback che ti danno, che ti diamo, è utile, perché tu magari ti possiamo dire che ne so, qua potevi aggiungere questo, qua potevi aggiungere quell'altro, quindi tu sarai contenta di ricevere tutti i messaggi, però è importante fare la recensione pubblica perché è quella che fa girare il libro su Amazon e lo fa consigliare a nuovi lettori. Quindi guarda, io sono contentissima perché questa è stata una delle interviste più vere che ho fatto. La tua emozione ce l'hai trasmessa, Grazie. è un'emozione pura di chi si è messa a nudo, di chi ha avuto il coraggio di mettersi in gioco con tutta se stessa. Questo
Questo è un libro che chi lo legge dopo si sente cambiato perché le storie sono storie profondissime, scelte di luce, racconti del coraggio di Lucia Tiziani. Compratelo, regalatelo, farete assolutamente bella figura. Vediamo perché mi sono persa qualche commento mentre parlavo. Vedi, Caterina Lagna dice bravissima, anche lei è una bravissima poetessa. Poi è arrivata la nostra amica Chiara Maria Bergamaschi, che dice l'aiuto vicendevole è bellissimo e fondamentale. Insomma, ah, vedi, Caterina ha detto mi hai fatto emozionare. Guarda che Caterina Lagna, non so se già la segui, seguitevi tra voi perché siete bravissimi. E poi anche Chiara dice bravissima, la nostra amica. Insomma, noi abbiamo creato una community qui su Instagram fortissima. È una community che è basata sul rispetto reciproco, ma soprattutto sull'amore per i libri. Perché chi ama i libri e ama la letteratura è una persona superiore alla massa. E quindi noi ci riteniamo una community privilegiata perché noi parliamo di libri. E quando parliamo di libri, voliamo, voliamo altissimo. Dai, sono Vero, verissimo. proprio emozionata, vorrei, però ora voglio chiudere perché altrimenti il video diventa troppo lungo e noi lo dobbiamo far girare, lo dobbiamo far volare, come hai detto tu, volare, volare, volare. Altissimo questo. Fate volare questo libro, ascoltate l'intervista dall'inizio, se non l'avete ascoltata dall'inizio. E quindi niente, io ti ringrazio, cara Lucia Tiziani, Scelte di Luce, compratelo, recensitelo. Allora ci vediamo al prossimo libro, Lucia. Grazie, volentieri. Volevo ringraziarti particolarmente perché sei una persona meravigliosa, sei una guida, Grazie a te. sei veramente un maestro e lo uso questa parola nell'accezione più alta che esista, un maestro veramente per un percorso di comunicazione ineccepibile, sei grandiosa. Grazie, E ti dai. ringrazio per l'aiuto che mi hai dato e che continui a darmi per il supporto. Ringrazio tutti voi, tutte le persone che nella community mi supportano e mi, diciamo, mi aiutano. È come se mi dessero una mano sulla spalla e mi portassero avanti. E grazie a chi ha ascoltato, grazie a chi vorrà essere incuriosito dal mio libro e spero che ci rivedremo presto. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie Lucia Tiziani, buona serata a tutti e a te, alla prossima, Alla grazie, prossima, ciao. grazie, ciao, ciao, ciao.